ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura 93. Allora, finalmente sono riuscito a fare il video per l'Xbox One, cioè vi ho fatto vedere l'unboxing. Questa volta vi voglio far vedere un gameplay. Prenderemo ovviamente in esame Call of Duty Ghost, visto che è un gioco che sia su piattaforma 360 che su piattaforma One. Forse è uno dei titoli che preferisco, anzi, è il titolo che preferisco più di tutti, ragazzi. Forza Motorsport 5 è veramente difficile. Call of Duty Ghost invece mi sta piacendo molto. Anche se, ovviamente, ragazzi, con questo controller nuovo mi devo ancora abituare perché nel provarlo, nel giocarlo negli FPS, vi accorgerete presto che questa croce direzionale è molto sensibile, quindi è molto comoda. Mentre questi due pulsanti RB e LB sono molto duri, quindi vi verrà un pochettino difficile cliccarli quando dovete piazzare magari l'esplosivo artigianale, queste cazzate varie, lanciare una flashbang, roba varia. Sì, i grilletti, gli analogici, ragazzi, sono molto alti, però basta prenderci un pochettino la mano e capirete ben presto che riuscite a giocarci. Basta, ci vuole solo, ragazzi, un pochettino di gioco, di un paio d'ore di gioco, ragazzi. Più ci prendete la mano, meglio sarà per voi, ovviamente, per giocare a Call of Duty. Ragazzi, vi faccio vedere un pochettino il Kinect e vi faccio vedere un pochettino, ovviamente, il gameplay su Call of Duty Ghost. Però prima il Kinect, ragazzi, perché siamo nella home del gioco, della Xbox One. Quindi, ragazzi, proviamo a parlare un pochettino col Kinect per vedere se è un pochettino reattivo, come da quello che hanno fatto vedere nella conferenza E3, comunque sia, anche più avanti l'hanno fatto vedere diciamo la sua risposta, domanda e risposta è veloce, quindi proviamolo subito. Xbox? Xbox? In vita? Qui, ragazzi, potete invitare. Crea un gruppo. Creiamo un gruppo, ragazzi. Accendi chat di gruppo. Invita altre persone. Adesso vi faccio vedere come si invita. Fatele caricare. Allora, persona 1, persona 1, persona 5, persona 9, persona 3, persona 4, persona 8, persona 6. Modifica visualizzazione. Preferiti. Persona 3. Persona 3. Persona 3. Persona 7. Persona 6. Persona 5. Persona 6. Persona 8. Persona 8. Buono. Persona 3. Persona 3. Xbox? Invita. Invita altre persone. Invita altre persone. Vaffanculo. Invita altre persone. Ah no. Oggi, ragazzi, si sta incazzando con me l'Xbox. Normalmente funziona perfettamente. Oggi, giustamente, che devo fare il video, vaffanculo il Kinect. Xbox? Invita. Invita. Invita altre persone. Boo. Vediamo. Modifica visualizzazione. Preferiti. Persona 1. Persona 5. Persona 4. Persona 3. Persona 2. Persona 6. Chiudi. Xbox. Altri collegamenti. Ragazzi, tutto quello che vedete in verde si può parlare, si può dire all'Xbox. Xbox. Altri collegamenti. No. Xbox. Vai alla home. Non lo fa più, ragazzi. Buh. Altri collegamenti. Togli. Non lo so, ragazzi.
Vabbè, comunque sia, non capisco perché ogni tanto se ne si impalli, non mi risponda. Comunque sia, avete visto la funzione affianca. Questa è affianca, ragazzi. Se volete parlare con i vostri amici, potete vedere il gruppo. Vediamo se almeno qui me lo fa fare. Xbox. Xbox. Vai alla home. Altri collegamenti? No, oggi non voglio rispondere. Altri collegamenti? Vabbè, comunque sia, ragazzi, lasciamo perdere. Vi ho fatto vedere un pochettino come funziona il Kinect. Qualche volta si impalla, non capisco perché, non mi risponde più certe volte. Allora, giochiamo a Call of Duty Ghost. Call of Duty Ghost, ovviamente, che è l'unico gioco che è uno dei multipiattaforma, che sia su One che su 360. Andiamoci, vediamo un pochettino come parte. Questa è la schermata iniziale. Siamo già 5 minuti, vi ho fatto vedere in poco tempo il Kinect come funziona. È molto bella la console da vedere. È tutto, diciamo, simile, è tutto uguale, ragazzi. Come voi vedete l'Xbox One col Kinect, col controller, hanno tutti questo bollino illuminato nello stesso modo e sembra molto uniforme. Infatti è molto bella sta cosa. Adesso vedete che stiamo parlando su Call of Duty Ghost. Multigiocatore. Adesso mio fratello stava giocando prima con la mia One. Con quella che ho in casa mia, e ovviamente sicuramente l'avrà fatto il collegamento col suo profilo. E facendo il collegamento col suo profilo, non so cosa cazzo sia successo. Allora, come potete vedere, ogni tanto i caricamenti sono lunghi, però non so, forse è perché sto usando il wifi, ragazzi. Andiamo su Xbox Live. Connessione a Xbox Live. Come vi ho detto, i ragazzi sono server. Come vi ho detto, ragazzi, sono server dedicati. Adesso sono tipo NAT moderato, ragazzi, perché sto usando il wifi. Se dovessi utilizzare il cavo, mi darebbe la connessione aperto. Trova partita. No, vediamo un attimo, ragazzi. Allora, vi stavo dicendo che su trova partita andiamo su standard. Vedete subito che c'è anche guerra terrestre. Adesso io non so. Vabbè, voi vedete guerra terrestre. Io sono andato sulla mia 360 e mi sono accorto che non c'è guerra terrestre. Comunque sia, non so se noterete molto la differenza di qualità video, ragazzi, perché io vedo la differenza di qualità video. Ovviamente YouTube me lo restringerà, diciamo, farà girare tutto a 30 fps invece che a 60, quindi non noterete granché la differenza dal 360. Però vi dico, ragazzi, che io ho uno schermo del cazzo e noto le differenze. Molto più bello, molto più chiara l'immagine, anche quando giocate, ragazzi. Soprattutto i server dedicati su Call of Duty si sentono, a meno che non mi voglia prendere per il culo, ora magari fa cazzate, mi lagga. Perché ad esempio un mio amico è laggato, però perché magari, non lo so, il server ha straccarico, cazzate varie, non lo so, ragazzi. Andiamo su trova partita, andiamo su standard e andiamo su deathmatch a squadre. E partiamo subito. Eccoci, ragazzi, allora, ovviamente io dovevo chiudere il gruppo. Come potete vedere io posso uscire da questa cosa, posso eliminare la parte a destra dello schermo, togli, e ovviamente mi ritorno allo schermo intero. Ah, ragazzi, partiamo subito, prendiamoci il classico, questa classica arma che utilizzo, Remington. Eccoci, ragazzi, allora, sì, già camperando. Ma vaffanculo, partiamo già con una morte, grandissimi. Allora, ragazzi, vi dico soltanto che non ci gioco da un giorno, quindi da ieri. Cioè, ieri notte neanche ci ho giocato perché ero stanco. Quindi, partita è già terminata, ovviamente, grandi. Eccolo lì, ragazzi, l'avversario, eccolo un altro. Qui, ragazzi, non conta la connessione a sto cazzo. Grande zio. Guardate qui, cazzo, ragazzi, non conta veramente la connessione. È una cosa epica. Adesso, ragazzi, mi vorrei mettere entrambe le cuffie perché così sento meglio il suono e posso capire dove si trovano gli avversari. Mi son cagato. Ma guardate dove cazzo sono campionati questi pezzi di merda. Allora, noi saliamo da qui sopra. No, da qui. Ho sbagliato. Ce n'è uno lì. Ovviamente lo lasciamo lì al suo destino. Grande zio. Vaffanculo, ragazzi, ogni volta che devo giocare, quando devo fare un video faccio cagare, che cazzo. Eccolo, eccolo, l'avete visto? Grande zio. Vai, 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 vai. No. E dai, che cazzo. Ste flashbang. Dai, fuori dai coglioni. Sugara, ma cosa vuoi fare? Oh, che cazzo era? Andiamocene via, andiamocene via, granata! Olè, mi sono salvato, ragazzi, scappiamo. Andiamo via.
Quindi adesso si sente notevolmente la differenza con i server dedicati. Qui non è più, ragazzi, che tu hai la connessione migliore e allora si spacchi il culo. Qui, se tu sei bravo, prendi e lo buchi un avversario. Guarda il ca... Bello. Quindi sas. Porca puttana, quanto sei resistente! Headshot, bitch! Ah no. Ah, muori, grande! Vaffanculo! Vedete, ragazzi? Io ve l'ho detto. È migliorata questa cosa del... Poi, anche se loro sparano prima, li uccidete, ragazzi. Perché se siete più precisi di lui, di loro, li spaccate il culo. E che cazzo! Sta granata di merda! Vabbè, ragazzi, la prima andata 6-5. Purtroppo era per farvi vedere un pochettino. Stranamente mi cade sempre nei piedi. Era per farvi vedere comunque sia un pochettino i server dedicati. Come avete potuto vedere, io non ho laggato niente. Sempre come vi ho detto, chi spara prima non vince per forza. Ma chi è più bravo, ad esempio, abbassarsi, non lo so, saltellare come dei canguri, spacca il culo all'avversario. Quindi, ragazzi, io direi di votare Chasm. Perché Stonehaven. Anzi, no, ragazzi, usciamo direttamente. Trova partita. Standard. Deathmatch a squadre. E partiamo con la seconda partita. Eccoci, ragazzi, siamo su Flooded. Allora. Solita classe Remington R5. Faccio notare ancora. Sempre i server dedicati. Ve lo faccio per farvelo vedere, ragazzi. Mi fa piacere. Sto giocando con due miei amici, Rusher e ovviamente mio fratello Matt84C, per poter testare al meglio i server. Diciamo che fino ad adesso siamo rimasti soddisfatti. Se non mi ammazzano ora, grande. Mi piazziamo un... Io ovviamente, ragazzi, sono abituato anche con i tasti, ormai ci sto prendendo la mano. Sto cazzo, vedete, ragazzi? Nessuno qui vince perché ha la connessione, un cazzo. Voi entrate nel server dedicato, sta minchia. Chi è più... Qui mi ha spaccato il culo lui, bravissimo. Qui avete server dedicati, quindi un cazzo la connessione. Non lamentatevi ora di questa fottuta connessione perché non avete motivo di dirlo. Qui chi è più bravo ammazza l'avversario. Chi non è bravo viene ucciso. Ovviamente mi stanno per spaccare il culo! Cazzo! Fanculo! Ovviamente RB è un casino da cliccare, è veramente duro. Poi avvi! Su c'è qualche avversario, scommettete. Guardate, mo devo accoltellarne qualcuno. E qui. È sotto, ragazzi. È sotto, dai! Scendi, scendi, scendi. E vai. Bam, grande! Sto cazzo! Ma grandi, ragazzi, dai, grandi. Mi sta piacendo veramente troppo. Adesso Call of Duty è veramente bello. Perché mi piace molto di più. Vabbè che non facevo cagare. Vabbè che non facevo cagare neanche su. Ovviamente ce l'ho dietro, grande. Vabbè che non mi facevo cagare neanche su 360. Però si vedeva lì, ragazzi, che la connessione influiva molto sul vostro comportamento di gioco. Anche perché molti camperavano. Non lo so perché. No, mi hai fatto cagare, zio, guarda. Mi fate ammazzare tu, al posto mio. Dai. Andiamo di nuovo nelle acque desolate di questo palazzo. Olè, grande. Mi sono cagato, ragazzi. Matt, questo è anche per Matt Revolution. Fargli vedere il gioco su server dedicati, visto che me l'ha chiesto. Matt, eccotelo qui il video su Call of Duty Ghost. Come puoi vedere, i server sono stabili. Almeno per adesso. Grande. I server sono veramente stabili, sono contento di questo. Hanno fatto un ottimo lavoro quelli della Microsoft con dei server dedicati. Qui non influisce più la connessione. Poi non so se influisca per quelli che hanno una connessione del cazzo, tipo, non lo so, 5 mega, 3 mega, quello che cazzo è. Io, ragazzi, sono 7-10, sono dai 7-10 mega, giro normalmente. E fino ad adesso mi sta funzionando perfettamente. Non vorrei adesso avere frastimi o comunque sia... Sfiga, che adesso non mi funzioni più bene. Spero di no. E niente, ragazzi. Come potete vedere, è tutto perfetto. A me sta piacendo veramente tanto. Anche ragazzi, le ambientazioni, le armi sono ridefinite veramente bene. Sono migliorate in confronto alla 360. Vabbè, ragazzi, non c'è. Porca puttana, un'arma! Me ne mancava solo una, cazzo! Avrei chiamato elicottero, puttana Eva! 13-4, ragazzi. Che porca troia fottuta, cazzo.
Ce l'hai dietro, zio. Poi avvi. Non camperare, dai! E quindi, ragazzi, mi sto veramente divertendo. Era molto di più di prima. Perché prima mi faceva sclerare basta sto gioco. Veramente era uno sclero totale. Fisso. Cioè, il momento in cui spaccavate il culo, c'era l'altro momento in cui non spaccavate più il culo. Ta, così impari, stronzo. No, non parlare, per favore. Disattiva voce. Ah. No, tutti li voglio disattivati. Vabbè, non so come disattivarlo. Sento passi, sono i miei compagni. Allora, eccone uno. Bisogna ancora abituarsi a questo caso di analogico, ragazzi. Io ho la sensibilità a 5. A grande! Wow! No, cazzo, mi ha ucciso, grande! Però, ragazzi, veramente non mi incazzo più. Non è più questione di incazzarsi perché la vostra connessione gira di merda. Ovviamente i camper ci sono sempre, guardate. Aspettando la grazia di nostro Signore Gesù. Quindi almeno non è più. Non mi sto più scazzando per colpa di queste cazzo di camper. No, di camper, di connessioni del cazzo. Stai! Basta fare casino con questo rumore. Oh, oh. Sentivo qualcuno. Grande. C'è qualcuno dietro di me? C'è qualcuno dietro di me? Qualcuno dietro di me? Vieni, vieni. C'è qualcuno qui a fianco? Eccolo lì. Porca puttana, mi ha visto molto prima. Vediamo la kill. Voglio vedere un attimo la kill, ragazzi. Sono veramente felice, ve lo giuro. Se dovete acquistare One, è un consiglio, acquistatela perché è veramente un'ottima console. E questa storia dei server dedicati, ragazzi. Quanto è vado? Secondo te vengo? Ma cosa vuoi fare? Così impari. Ma veramente credevi che mi avresti preso per il culo così? Sento su l'avversario. Ma grande shot, bitch! Non so come ho fatto a prendergli la testa, ma l'ho presa, ragazzi. Veramente, che ridere. Vai, grande. Sì, andiamo, andiamo, andiamo. 60-33, ragazzi. Stiamo spaccando il culo a questi stronzi. Vai, vai, zio, vai. Guarda, ho visto un camper. Pensavo di aver visto un camper, raga. Invece no. Allora, vedo dall'altra parte. Andiamo qui. Non c'è nessuno. Sì. Ah, ole. Ma questo cazzo di esplosivo artigianale è una bestia, ragazzi. Oh, yes. Andiamocene via, va. Prima che mi ammazzino. Dai, vieni. C'è qualcuno che vuole venire qui. Vuole assaggiare il mio eremito. Puttana Eva. Puttana Eva. 22 orto, ragazzi, sto giocando veramente bene. Assist, grande. Sono qui dentro, vedo che sono qui dentro. No, puttana, cazzo! Vedete, ragazzi, è questione solo di bravura. Dovete essere voi bravi a mirare. Quindi è. Minchia, è epico il gioco. Mi sto divertendo. Mi sto veramente divertendo. Mi distraggo, muoio, colpa mia. Sono più bravi loro sparando, colpa mia sempre, ragazzi. Non è colpa degli altri, è colpa mia. Faccio cagare. È grande. Per esempio, spacco il culo. Grande. C'è uno qui. Oh, che sugala! Bellissimo. Epico. Mi sto divertendo. Finalmente mi diverto, ragazzi. Perché prima era uno sclero sempre. Anche se vincevo, era uno sclero. 75 e 36. Siamo i più forti, cazzo. Sì. Vaffanculo, grandi. Oh, vedete? Anche il tipo ha sparato, però non è riuscito a ucciderlo. Sempre più leale questa guerra. 25-10, ragazzi, grande partita. Anche il secondo 17-2, veramente bravo. E ragazzi, questo è l'Xbox One. Come potete vedere, i server dedicati fungono veramente a meraviglia. Spero che non si sovraccarichino troppo. Come potete vedere, l'attività principale gira in Europa e in America. Anzi, siamo anche pochi, ragazzi. 25.000 giocatori online. Io non so, sicuramente saranno sparpagliati anche per. Non lo so. Ci saranno Rise of Rome, Dead Rising 3, Battlefield 4, ragazzi. FIFA 14, Call of Duty Ghost, che sono 25.000. Ce ne sono tanti titoli, ragazzi, che stanno uscendo per la One. Adesso. Ragazzi, non vedo l'ora che escono tutti gli altri titoli. Pensate a Titanfall, quando uscirà a marzo. Dovrebbe uscire a marzo, se non ricordo male. Ragazzi, ci sono un casino di titoli che devono uscire. Io ovviamente
questo inizio di console Xbox One. Ho visto che molti video che l'hanno criticata, però a me sinceramente io dico che questa qua è veramente un'ottima console. E niente ragazzi, questo era il primo video su Call of Duty Ghost per Xbox One. Spero che vi sia piaciuto, spero che il gioco sia, diciamo, più leale in confronto al 360, dove c'era l'host e lì alla fine vinceva chi aveva più connessione, chi era migliore, chi aveva una connessione migliore. Che aveva un 100 mega, vi spaccava il buco del culo, ve lo faceva a largo, non so quanto, tipo un portone di casa, tipo un garage. E niente ragazzi, iscrivetevi, commentate, mettete mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video. Il prossimo probabilmente ragazzi sarà su Forza Motorsport 5, ve lo voglio far vedere anche quello. Vi voglio far vedere, no, non posso farvelo vedere ragazzi, dovreste toccarlo voi con mano. Sentire i grilletti come vibrano a frenate, alle frenate, alle accelerate che fate, che ovviamente sulla vostra macchina quando dovete curvare. E niente ragazzi, quindi ci vediamo al prossimo video, ve lo farò direttamente domani, quindi bella raga.